L'eco delle bombe carta e delle sirene risuona in Piazza del Popolo e il sottofondo della seconda serata di guerriglia urbana nella capitale dopo quella di sabato scorso. Stesso luogo, stessi partecipanti, circa 200 tra Forza Nuova, altre sigle dell'estrema destra, Ultras, e stessa dinamica. La manifestazione organizzata via social e inizialmente scandita solo da slogan degenera in pochi minuti. Pietre, bottiglie e petardi vengono scagliati contro le forze dell'ordine. Gli agenti in assetto antisommossa rispondono con idranti e cariche di alleggerimento. Gruppi di militanti violenti si sparpagliano tra gli automobilisti bloccati nel traffico e nelle zone limitrofe, dove per un'altra ora continuano a provocare disordini. Le forze dell'ordine hanno appena fermato due persone che si erano date alla fuga qui nelle vie del centro di Roma dopo aver lanciato oggetti e bombe carta contro i carabinieri e polizia. In tutto sono 16 i manifestanti fermati e denunciati per concorso in violenze, resistenza e danneggiamento, alcuni sono minorenni. Disordini e strumentalizzazione delle proteste da parte di frange violente. Da stamattina al Viminale è in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A presiederlo il ministro dell'Interno Lamorgese, che ha lanciato un appello: chi protesta legittimamente prenda le distanze da chi attacca le forze dell'ordine e devasta le città.